Sì. Però mi ha detto aspetta, avanziamo un attimo. Che ti devo dire? Insieme ad altre realtà come Piacenza, Prato, il simbolo di che cos'è il fascismo marronale. All'Ilva di Taranto, Mittal pretende non solo di sfruttare, di ammazzare con l'inquinamento sia i lavoratori che le popolazioni nei quartieri, ma ora pretende anche che i lavoratori, gli operai non debbano pensare. Ricorda tanto quello che disse Mussolini a Gramsci: questo cervello non dobbiamo farlo ragionare. Così a Taranto un lavoratore è stato licenziato semplicemente perché ha postato su Facebook una fiction. Invito a guardare una fiction che parlava appunto di una fabbrica siderurgica che inquina, che sfrutta. Bene, solo per questo si è trovato licenziato. È giusto, eh? Si è trovato licenziato, ma anche perché vuole essere un segnale chiaro da parte dei padroni di dire che tutti i lavoratori devono piegare la testa, tant'è che all'Ilva Vittal aveva licenziato due, uno è rientrato, ma non solo perché ha chiesto scusa, una lettera tra l'altro scrittagli dalla Will, non solo perché ha chiesto scusa, ma perché ha detto che ArcelorMittal è la migliore fabbrica del mondo, porta benessere a Taranto, una cosa che veramente è fascismo padronale, accompagnato chiaramente dal governo. Sono andati a Roma i lavoratori e non sono stati ricevuti, mentre il ministro Orlando si è solo lavato le mani. Ma è chiaro che contro questo attacco, questa repressione che diventa sempre più forte, che mira a stroncare, come dire, chi non si piega, chi non accetta di diktat padronali dello Stato. Contro questa repressione però è la lotta, è l'unità di classe che occorre rispondere e fare avanzare. In questo senso, questo primo maggio è importante che a Milano, a Napoli, ma anche in altre città come a Palermo, come a Roma, si è scesi in lotta a sfidare chi non vuole che noi siamo fermi, che non lottiamo. In questo senso noi diciamo che questo primo maggio è rosso, rosso perché sempre il colore della lotta, il colore del sangue che gli operai, i compagni, i comunisti, i rivoluzionari hanno versato è rosso, come è rosso il colore del sangue dei migranti che vengono volutamente fatti annegare in mare, come è stato nei giorni scorsi, come è rosso il colore delle donne che vengono discriminate, cacciate dal lavoro, ricacciate in quella casa che è una torre.
classe. L'unità non è un'unità generica, è un'unità del proletariato, è un'unità di chi lotta, è un'unità prima di tutto degli operai e dei lavoratori, è un'unità, è un primo maggio internazionalista. In questo momento, oggi, in tante realtà, dall'Africa